Team Slime, qui a bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare An Ape Escape di Ammon. Sono contentissimo di fare questo video essenzialmente per due motivi. Il primo è che ho un sacco di hype per questo album che ho potuto ascoltare solo adesso, e il secondo devo dire che ho visto tantissima gente chiedermi di fare questa reaction e questo mi rende felicissimo, visto che per me Ammon, così come Fiamma Gang, ma ormai questo lo sapete, è uno dei collettivi più forti emergenti attualmente in Italia. Questo in particolare è il primo tape ufficiale di Ammon, composto da 11 brani. All'interno troviamo davvero un sacco di feat. A me il suo stile fa davvero impazzire, sono super curioso di sentire cosa ha combinato, quindi partiamo dalla prima traccia, che è Toe Talk. Già da qui potete assolutamente farmi un'idea sul suo stile. Ha una wave molto slimy, per intenderci, un po' Yantag, Ganna, ma in generale Wassel. Ovviamente con altre influenze, e la cosa super figa sua è che suona tantissimo americano, sia perché qualche barra la fa in inglese e sia perché ha proprio un flow e un modo di pronunciare le parole molto appunto americano. Come se non bastasse, oltre a qualche barra inglese, lui dentro ci mette un po' di italiano e anche un po' di calabrese. Passiamo alla seconda traccia, Dentro al taglio, Fit Glassont. Ho le bands, double se ti vedo faccio shoot. So che nam double non abbiamo cam blu. Dici che la tua gang è rossa, solo tu. Dentro al loot faccio shoot, nella coup fumo un buff, 5 buff, 10 buff, vaffanculo, chi te mort, questo è il mood. Crescia che mi cago addosso perché stai leccando. C'ho la poppa to due perks, ora sta reccando. Capelli erano express, ula chi te ne c'ha morte di mia slime. Walk, fumo loud, faccio slime, prendi lights dalla black. Poco da dire, Glassont e Ammon si confermano un duo veramente devastante, hanno spaccato tutto. Il ritornello in questo caso lo fa Glassont, che poi è il primo a partire, fa anche una bella strofa, anzi devo dire che ha spaccato completamente. Così come d'altro canto Ammon, che soprattutto in questa traccia sentiamo molto di più cantare in dialetto. Mi piace anche un botto il concept dell'album, questa cosa delle scimmie, si sentono versi scimmieschi ovunque. Terza traccia, Young in Fit, Kimio e Spender. UNG, stanno trappando su piedi, alcol hanno vivi, hanno una cosa come i piedi, ci piatte, si hanno fast gang, wow, quando gli sciuri come i fotografi, hanno dei cani che hanno dei cani che hanno dei cani che sono loro, mi grattano loro, sbagliano loro, sai che non abbasso se fumo lo spliff, sto sempre in giro con i dog, no, slide in giro sono un top boy, chissà come finirò, mi sento come Gucci Mane, guarda, nel 2006, come Kendrick nel 2013, che io il 2021 il mio anno punto, faccio per i frac e per i soldi ancora fa. Anche questa è una bella bomba, devo dire che hanno spaccato tutti e tre. Forse in questo caso ho preferito di poco, diciamo, i feat, mi sono piaciuti un pochino di più, però nel complesso niente male davvero. Bella produzione, tra l'altro poi se non sbaglio dovrebbe essere il primo feat tra Ammon e Spender. Passiamo alla traccia numero 4, Tony feat Tony 2M. Faccio una chiamata a Vibo Valencia, Tony bambino sono un vero puto, Ammon la coca nel culo, fatto un play, penso che era il tuo. Credo che fino adesso questa sia la mia preferita, veramente assurda sotto ogni punto di vista, bellissima produzione di Kid Sub e Kid Brass, super strofe di Ammon e Tony. Ormai vabbè, sapete cosa ne penso di entrambi, sono fortissimi in questa canzone, l'hanno ampiamente dimostrato. Credo che sia in generale una delle strofe più potenti di Ammon, cioè è veramente lit proprio come suona il tutto. Passiamo alla quinta traccia, Sip Session. Non posso darla sopra un culo nero. Yeah, yeah, fiamma gang, abbiamo surreal. Chiama i perfect hip session. Zacky, we've been doing all the gun shooting. Genji, una taglia di la la. Ho la tasca da 100 mil. Stanno
mangiando la tazza da un altro mio. Se vuoi vedi coca da fiamma capellino. Il negro non siamo cool, da faccio tutti in gioco. Felice li parlavi su, amma guardi che del tramuno. Assurda anche questa, e lo so che lo sto dicendo di ogni traccia, però non c'è poco da fare, è così. Questo tra l'altro era anche uno dei singoli usciti prima che l'album droppasse. Bellissima produzione di Kid Sub, e una delle cose più fighe di Ammon credo che sia che tra calabrese, inglese e italiano, il mix di queste tre lingue dà vita a quella che ad orecchio mentre ascolti la canzone sembra un'unica lingua totalmente strana e diversa da qualsiasi altra esistita sulla faccia della terra. E credo che questa cosa, se viene curata e col tempo si evolve così come sta succedendo, in futuro potrebbe generare delle cose fighissime e una wave completamente nuova. Traccia numero 6, AAE feat. Glason e Catra. Abbiamo fumo con l'erba, metto male sopravvivi. Allora, sta canzone mi ha fatto vibare un sacco, ha tutto un mood secondo me fighissimo, anche in questo caso super produzione, sempre di Kid Sub, e Catra ha devastato tutto. Ma più che altro la cosa che mi è piaciuta tanto è che lui viene, diciamo, da una roba un po' più diversa, invece è entrato benissimo nel mood proprio dell'album. E quindi niente, sta cosa mi è piaciuta davvero tanto. Andiamo con la prossima traccia, che è Ice On 2 featuring Chioda e Cabellera. Bomba pure questa, tra l'altro sequel della prima Ice On, che faceva parte di Fiamma Gang volume 1 se non sbaglio. E fun fact, credo che sia stata la prima canzone che abbia ascoltato in vita mia di Ammon, c'è anche un video su YouTube. Qui dentro troviamo Chioda e Cabellera, che abbiamo già avuto modo di sentire in Fiamma Gang volume 2 in due tracce, non vorrei sbagliarmi, entrambe puramente fuoco. E Chioda messo lì verso la fine, che comunque dà un finale un po' più chill ad una canzone che comunque è abbastanza pesante. Traccia numero 8, Bisignano Wild Dogs. Questo è stato il primo singolo estratto da An Ape Escape, e sin da quando ho ascoltato questa canzone me ne sono veramente innamorato. Fortissima. Sia Ammon che That Boy Ham hanno veramente rotto il beat bellissimo di Kid Sub e Young Kid. C'è anche un video su YouTube, il pezzo anche su Spotify sta facendo un sacco di streaming. Sono felicissimo di questo, perché sta merda merita. Non dormite anche su That Boy Ham, perché è veramente fortissimo. Traccia numero 9, Finessing. Sono scrolling sul telefono, no Instagram. Sniffin' Finessing, corro per soldi. Siamo nei posti, prendo una P2 Tony, negro è vero. Dove facciamo l'uomo in vendita, mando tu camane. Io figlia da mandare avanti. Alzi il muro per ogni puttana che pippo coca buona zona sia. Alzi un muro per ogni donna che non prende consigli da altre puttane. Alzi un muro per fanno un back 4-5 grammi. Io poti non con roba mia, e dico grazie a tutti i contatti. Camo se sta niente, sta niente, ma ancora nasceranno dei miei compagni. Questa ha un qualcosa di diverso rispetto alle altre tracce, per certi aspetti mi sembra anche un po' più introspettiva, anche se forse non è il miglior termine per descriverla, però mi è piaciuta tanto, è davvero figa. Poi il fatto che si differenzia dalle altre è sempre ben accetto per cercare di non rendere l'album troppo monotono. Passiamo alla penultima traccia, Trenches feat. Zyrtec. Sei che vengo dalle trenci, sei una scimmia che ti parla con il cuore in mano, abbiamo zero cuori a pezzi. Per i miei fratelli pezzi, gare non mi, yeah, via gare non mi, addosso pistola proiettili blu.
beat. Negra non c'è sta la shit, pensa che sta nella shit. Per i miei fratelli persi, per i miei fratelli persi un bel. Una borsa, ho l'oxano, la sempre borsa. Sempre waiting per il pull up, yeah. Bambini, sto con la cadici. Tu piccolo babbe dei bambini, sai che cosa intendo G. Colpi bassi come UFC. Fighissima, credo che sia una tra le più belle dell'album. Prima che me lo scordo ve lo dico subito, adoro il fatto che Zyrtec in un pezzo abbia ripreso il flow di Arambe, canzone di Young Thug che poi è una delle mie preferite, quindi appena ho riconosciuto il flow sono proprio... Beat super, bellissimo, bellissimo. Bellissimo, di Kid Sub. Adoro anche il fatto che si alternano le strofe, che sono abbastanza hard, con poi il ritornello che prende una wave un po' più chill. Quindi assolutamente una tra le migliori dell'album. Arriviamo all'ultima, Maria feat DNK The GOAT. Spero si pronunci così, nel caso correggetemi. È pronta per il party, fotti i dogs, ti fumo un gratis. Chiama i principali, chiama i principali. Ok, no, scusate, mi sono un attimo incantato perché ho appena realizzato una cosa. Allora, se sentite il ritornello, personalmente mi ha dato un sacco l'idea di essere ripreso sia nel testo che nel flow da quello di Young Thug in Maria, canzone di Travis Scott, feat anche Justin Bieber. E tra l'altro, appunto, avevo appena realizzato che la canzone si chiama Maria, quindi a questo punto credo che sia così. Quindi che dire, azzeccatissima per chiudere un album esplosivo come questo, una traccia che mette un po' più tranquillità, bella anche la strofa di DNK The GOAT, che è il socio di That Boy M, solo che a differenza sua ci avevo un po' dormito sopra sinceramente, ma non credo che lo farò più in quanto devo dire che ha veramente spaccato. Bene, cosa dire sull'album in generale? Per me è veramente assurdo. Ora che ci penso non ci sono praticamente tracce che non mi siano piaciute. Guardate, forse a primo ascolto vi dico che quella che forse mi ha convinto un po' di meno è Youngin, che non è assolutamente brutta, anzi mi è piaciuta molto, solo che le altre sono veramente esplosive e a primo ascolto, ripeto, mi ha convinto un po' di meno. Ovviamente l'album ce l'avrò in loop, prevedo, per almeno i prossimi 2 mesi, e ho visto anche che sta andando abbastanza bene. Sono felicissimo per Ammon, che secondo me è un ragazzo che merita tantissimo. Voi invece cosa ne pensate? Vi è piaciuto quest'album? Avete una traccia preferita? Chi tra i feat ha fatto la migliore strofa secondo voi? Fatemelo sapere qui sotto con un commento. Se il video vi è piaciuto vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, se lo siete attivate la campanellina, condividete questo video con quanta più gente potete e volete. Noi ci vediamo con un prossimo slap.